La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta, sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. Qui alla radio dell'avvocatura siamo con il collega Anthony Ciavola. Ciao Anthony. Ciao Milena, un saluto a tutti gli ascoltatori. Anthony, è di qualche giorno fa il provvedimento, diciamo parziale, se così lo possiamo definire, della commissione elettorale dell'ordine di Taranto. Ci dice il presidente della commissione, noi siamo organo dell'ordine, eccetera, eccetera, che ha stabilito una cosa finora mai sentita, ovvero che uno degli esclusi, perché in pratica sarebbe da un lato stato eletto, ma secondo la legge sul doppio mandato ineleggibile, lui nell'enunciato del verbale lo ribadisce, e poi dice: ma non posso decidere io, lo deciderà il consiglio in prima seduta. Anthony, vogliamo fare un piccolo excursus, visto che tu già all'indomani della legge professionale, poi del famoso regolamento impugnato, hai più volte scritto su questa questione, per non parlare, insomma, ovviamente della recente legge e di tutti i provvedimenti successivi e prima ancora della sentenza della Cassazione. Sì, ti dirò che quando è stata pubblicata la legge Falang nel 2017, io l'ho salutata con grande favore, ho scritto anche un articolo sul punto, perché sono una persona semplice e quindi le persone semplici cercano il bene nelle norme, la chiarezza, la semplicità, e trovo che la legge Falanga abbia inserito nel nostro ordinamento elettorale un principio fondamentale, cioè finalmente si separava la gestione delle elezioni dal Consiglio dell'Ordine, perché si stabiliva che la commissione elettorale, che è vero è un organo interno dell'ordine, ma che fosse presieduta dal presidente del Consiglio dell'Ordine se non candidato. Se invece presidente e segretario o uno dei due fossero stati candidati, la carica di presidente e segretario della commissione elettorale sarebbe stata ricoperta da altri. Per cui questa commissione elettorale doveva essere interamente formata da non candidati, come in effetti è, sono state formate tutte da non candidati, e in questo modo si toglieva ogni potere al Consiglio dell'Ordine sulle elezioni. Quindi con una separazione dei poteri quanto mai necessaria, opportuna, evitando quello che succedeva in passato, quando magari il presidente dell'ordine, a sua volta candidato, era lo stesso presidente del seggio che ti consegnava in mano la scheda, creando un evidente conflitto di interessi. Quindi la legge Falanga dava a questa commissione elettorale dei poteri ben precisi, e tra questi poteri c'è la verifica del rispetto dell'articolo 3 della stessa legge, che è quello che comprende la questione del doppio mandato. Quindi a mio avviso il presidente di Taranto, con il dovuto rispetto, ha sbagliato nel dire che la commissione elettorale non ha il potere, perché è un potere che invece deriva dalla legge elettorale, un potere che la legge ha voluto sottrarre al Consiglio dell'Ordine per darlo a un organo
imparziale. Peraltro, perdonami se ti interrompo, lui non attribuisce questo potere di esclusione, ma il solo potere di verifica alla commissione elettorale, e invece attribuisce tale potere al Consiglio dell'Ordine in prima seduta. Consiglio dell'Ordine dove, si presuppone, saranno seduti anche diciamo questi questo o questi ineleggibili. E non si ravvede nessuna norma, ne fa un discorso di analogia con le norme amministrative che riguardano, come sappiamo, i consigli comunali, i consigli regionali, i consigli della città metropolitana. Si può fare un'analogia del genere, visto, ti faccio una provocazione, visto che in realtà il doppio mandato parte come presupposto proprio dalla legge che disciplina le elezioni, no? nei consigli comunali. Sì. Secondo me no, perché l'analogia è uno strumento interpretativo al quale si ricorre quando manca la norma specifica. Per cui se la norma specifica non c'è, bisogna trovare una soluzione, la si ricerca in norme analoghe. Qui la norma c'è, perché quando la legge ti dice che la commissione elettorale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti dell'articolo 3, quindi verifica che la persona sia eleggibile perché non ha sanzioni disciplinari, eccetera, eccetera, e poi procede alla proclamazione, questo a mio avviso significa una sola cosa, che la commissione elettorale è esattamente l'organo voluto dal legislatore per escludere gli ineleggibili a tutti, a vario titolo, quindi non solo quelli del doppio mandato, ma anche quelli che non hanno i requisiti, per esempio quelli che hanno fatto parte della commissione d'esame o quelli che hanno avuto una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. Nell'intervista proprio il presidente della commissione elettorale di Taranto invece dice: lì dove c'è una sanzione disciplinare, per esempio quale la sospensione, io in realtà non faccio neanche un'esclusione, non posso proprio ammetterlo perché in quel momento non è neanche un avvocato. Cioè, non so se mi... Sì, in realtà non è proprio così, perché l'avvocato sospeso è sempre un avvocato. Però qui si va a fare una distinzione, a mio avviso, infondata tra incandidabilità e ineleggibilità, perché la legge parla in un punto di incandidabilità, quando dicono non possono candidarsi, in un altro punto di ineleggibilità. E la Cassazione nella nota sentenza ha scritto: non siamo qui a discutere di incandidabilità o ineleggibilità, perché il problema comunque non si pone. Certo. Quindi che la vogliamo vedere come incandidabilità o ineleggibilità cambia poco, quello che conta è che la commissione elettorale nel primo caso li dovrebbe escludere al momento della presentazione della candidatura, nel secondo caso li dovrebbe escludere prima della proclamazione. Qui però la cosa bella, perché queste vicende dell'avvocatura ormai o le vedi con uno spirito anche un po' ironico, oppure veramente diciamo che ti cadono un po' le braccia comunque, ecco, vabbè. La cosa bella è questa, che quando il Consiglio dell'Ordine di Taranto si insedierà, ci sarà qualcuno che dirà: noi non possiamo escludere nessuno perché questo potere il Consiglio dell'Ordine non ce l'ha. E questo qualcuno avrà ragione da vendere, perché il Consiglio dell'Ordine dopo la proclamazione non ha alcun potere, tant'è vero che l'atto che si impugna tradizionalmente nel termine di 10 giorni è proprio la proclamazione degli eletti. Quindi succederà questo, che il Consiglio sarà
convocato astutamente dopo 10 giorni. Certo, in maniera da non avere più la possibilità di ricorrere, no? Quando ci sarà qualcuno che dirà, ma adesso si deve verificare perché la Commissione ha detto che siete ineleggibili, e gli si risponderà secondo me correttamente, non abbiamo alcun potere di escludere nessuno, certo. Perché nessuna norma prevede che il Consiglio dell'Ordine possa escludere un suo componente, peraltro non sarebbe neanche giusto, infatti. Perché si andrebbe a formare la maggioranza per decidere se devi escludere o no qualcuno, mentre la Commissione elettorale era un organo imparziale. Ora la Commissione elettorale non c'è più perché si è sciolta con la proclamazione, e quindi secondo me andrà a finire così, che il Consiglio dirà che non c'è alcun potere, e quindi resta tutto così, a meno che qualcuno non decida di impugnare questo atto viziato, che è proprio questo deliberato che è stato assunto in questi termini. Peraltro, al di là del vizio, che ovviamente poi stabilirà chi vorrà ricorrere, insomma, studierà ancora in maniera più approfondita la questione, anche se devo dire la verità, la tua tesi la trovo assolutamente già soddisfacente di suo, ma il problema che mi pongo io è un altro. Lì dove una commissione elettorale non adempie alla sua funzione di commissione elettorale, perché la commissione elettorale viene chiamata a potere di verifica, ma insomma la verifica deve arrivare ad un risultato, no? Cioè io devo verificare se la persona è candidabile, se è eleggibile, eccetera, eccetera. Tu non ravvedi anche qualche cosa, insomma, che somiglia poi anche ad un reato? Insomma, io non voglio essere troppo dura, ma c'è quasi un'omissione di atti d'ufficio, o no? Ma guarda, secondo una tesi, il comportamento della commissione elettorale che proclama l'ineleggibile potrebbe sì configurare l'abuso d'ufficio, perché non c'è dubbio che è un atto consapevolmente contrario alla legge e che provoca un danno. Però questa è una fattispecie particolarmente interessante, perché qui la commissione elettorale non fa il classico ragionamento di dire secondo me la norma è incostituzionale, oppure ho un parere legale di un grande giurista che mi dice che devo proclamare lo stesso. Questo viene un po' difficile da dire in presenza di una legge di interpretazione autentica. No, qui loro vanno oltre, loro dicono quella persona è ineleggibile. Lui nel video il presidente ha sottolineato che c'è un divieto di candidarsi, quindi ha detto chiaramente che secondo la commissione quegli avvocati, quei tre, mi pare che siano tre. No, due, perché poi per uno fa tutto un calcolo sul secondo mandato. Ecco. E sì, due su tre. Uno peraltro non è neanche stato eletto, perché non è tra i 21 eletti. Quindi il problema è solo per uno. Quindi dice è ineleggibile, però poi aggiunge io non ho il potere, io nel senso non lui personalmente, dico la commissione non ha il potere di escluderlo, perché questo potere ce l'ha un altro organo che è il Consiglio dell'Ordine. Quindi dal punto di vista ideologico non c'è una consapevole violazione della legge, c'è probabilmente soltanto un errore nel ritenere che manchi questo potere, e quindi questo aggiunge un tassello interessante. Secondo me questo di Taranto è un precedente che sarà seguito.
Tu dici? Da altre commissioni elettorali, perché è rischioso per la commissione elettorale dire c'è la legge e io la disapplico per qualche motivo che potrebbe essere, per esempio, una delle cose infondate che sentiamo dire, e siccome è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, per adesso si proclama lo stesso. Ovviamente non è così, la legge è vigente e l'amministrazione la deve applicare. Poi se la Corte Costituzionale si pronuncerà in un certo modo, poi questo inciderà sui reclami pendenti. Certo. Ecco, qui invece si fa un passaggio ulteriore, si dice: sei sicuramente ineleggibile, ma io non ho il potere di dichiararlo e quindi ti proclamo lo stesso. Peraltro dice che a un certo punto dell'intervista ribadisce che poi insomma era implicito nella premessa della lettura del verbale, che trova assolutamente sacrosanto il limite del doppio mandato, proprio perché democraticamente è più giusto un ricambio. Insomma, lo dice e lo ribadisce, e dice anche che anche gli altri componenti della commissione erano d'accordo con lui. Quindi tu dici potrebbe creare addirittura un precedente. Diciamo, vogliamo essere cattivi, un precedente comodo, insomma, un escamotage, diciamo, di comodo. Ma secondo te è perché la legge è scritta male o perché no. Io credo che la legge sia molto chiara. L'attribuire alla commissione elettorale, quando si dice che la commissione elettorale ha un potere di verifica della sussistenza dei requisiti, è chiaro, si sta dicendo se uno non ha i requisiti lo escludi. Certo. Questa è l'unica lettura possibile e logica. Quindi tu dici quando viene asserito che ci sarebbe stato bisogno di una norma ad hoc oppure di un capoverso ad hoc sul discorso dell'esclusione, tu ovviamente dici non esiste perché è deduttivo, insomma. Quindi certo, se tu istituisci un organo che è un organo di garanzia, fa in modo che non ci siano in mezzo i consiglieri dell'ordine candidati, è chiaro che lo istituisci per assicurare la regolarità delle elezioni, e quando poi gli scrivi, io trovo che la legge Falanga sia molto ben scritta da questo punto di vista, quando scrivi che deve verificare la regolarità dei requisiti previsti da quegli articoli ai quali fa puntuale riferimento, tra cui l'articolo 3, non c'è dubbio che ha attribuito il potere. Mentre quella chiosa del Presidente, quando lui dice che lui ritiene che sia giusto il limite del doppio mandato, ecco, questa è una valutazione politica. Il punto non è se lui o se io o se tu crediamo che il limite del doppio mandato sia giusto o sbagliato. Il punto è che il limite del doppio mandato fa parte dell'ordinamento, si interpreta in un certo modo, perché così ha indicato la Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, e perché così poi ha confermato il legislatore con la sua interpretazione autentica, e quindi può piacere, può non piacere, ma la legge questa è. No, tra parentesi ricordiamolo che la legge, la 247 del 2012, già lo diceva. Quindi non è che, diciamo, i tuoi primi articoli, i tuoi e della collega Matricardi, risalgono al 2013, credo, insomma, proprio agli albori, gennaio 2013. Al 2013 c'era proprio questa interpretazione. Tra l'altro c'è una cosa curiosa, sempre volendo guardare queste vicende da un punto di vista scientifico e con un pizzico di ironia, pensavo questo, che la legge 247
2007 è accusata da più parti di essere una legge vecchia, perché ci ridisegna il ruolo dell'avvocato un po' come era nella legislazione dell'Ottocento, quando nel 1874 c'era il Consiglio di Disciplina che era separato dal Consiglio dell'Ordine. Insomma, ci sono tanti punti di questa legge che sono antichissimi. Quei pochi punti che sono innovativi, diciamo, che sono moderni. Le cose innovative erano, per esempio, l'equilibrio di genere, era uno, e il limite del doppio mandato. Quelle poche cose che erano veramente innovative, l'avvocatura cerca invece di respingerle, di rinviarle, di farle dichiarare incostituzionali, e quindi forse è vero che gli avvocati siamo conservatori e vogliamo tenerci la legge vecchia, forse. Però tu mi insegni, no? Rimanere per conservare porta le specie all'estinzione, quindi voglio dire, io insomma, che ero una cultrice dei documentari, mi ricordo ancora, me lo ricordo perfettamente questa cosa, cioè se non si cambia e non ci si innova, insomma, il destino non è delle specie, in questo caso professionali, insomma è segnato. Quindi non voglio essere catastrofica per stasera. No, però in effetti questa è una vicenda che è nata male, perché se fosse stata vissuta con più serenità, come l'hanno vissuta per esempio quasi tutti i romani, c'erano delle figure molto, molto importanti, certo, a Roma, che hanno detto: beh, vabbè, mi dispiace, non sono d'accordo, non condivido, però siccome prima viene l'istituzione, prima viene l'organo, prima viene il rispetto della legge e poi vengo io, faccio un passo indietro. Ricordiamo, uno per tutti, abbiamo avuto l'onore e anche il piacere di poterlo intervistare, il collega Cassiani, insomma, Cassiani, che è stato addirittura emozionante quando ha detto: io faccio il passo indietro perché sono un uomo delle istituzioni. E c'è stato qualcuno che ha detto: ci mancherebbe altro, sei un dinosauro che sei là dentro da 30 anni. E lui ha replicato dicendo: sì, io sono un dinosauro, faccio il passo indietro, ti chiedo solo di rispettare questo mio dispiacere, perché il Consiglio dell'Ordine è stato la mia vita e dover andare via per me è un dispiacere. Certo. Questo è stato un gesto di altissima classe, che Sandrino, insomma, è un uomo di altissima classe, lo è sempre stato. Assolutamente sì. E ci dimostra che forse questa cosa dovrebbe essere vissuta così, cioè prima l'istituzione e il mio desiderio di stare al Consiglio dell'Ordine lo mettiamo dopo, casomai si aspettano 4 anni e non succede niente. Senti, ma tu come vedi questo prossimo anno, diciamo da qui a un altro anno, visto che nel frattempo continuiamo a scadenzare elezioni, provvedimenti di commissioni elettorali, insomma così, una visione. Allora, io vedo già quello che è accaduto, e cioè che la norma di interpretazione autentica era stata dettata dall'esigenza di evitare i contenziosi, mentre i contenziosi arrivano sempre, perché ci sono diversi fori nei quali si è votato, c'è stato questo problema degli ineleggibili, ci sono stati i reclami elettorali che sono pendenti, quindi io vedo un anno ancora pieno di contenziosi. Poi arriverà la sentenza della Corte Costituzionale. Credo che ci sia un 2% di probabilità che accolga la questione di costituzionalità.
questa è la mia stima. 2%, 2%, cioè ti sei mantenuto alto, insomma, io ci avevo visto uno 0, virgola. Va bene, comunque. Certezze non ce ne sono. Certo, certezze assolute. No, per carità. Peraltro mai così attiva, mai così richiamata la Corte Costituzionale. Cioè, una volta. Quindi ci sarà questa sentenza. Poi a quel punto credo che gli ineleggibili, se saranno confermati come tali, perché ripeto potrebbe anche andare diversamente, ma se saranno confermati come tali, cioè come ineleggibili, resisteranno ancora. Mm-hmm. Perché non c'è una decadenza automatica e poi il Consiglio Nazionale Forense deve decidere i suoi reclami in conformità a quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, ma bisogna vedere che tempi prenderà e se magari non arriveremo alla fine dei 4 anni rendendo tutto inutile. C'è anche questa possibilità, sì, assolutamente sì, assolutamente. Sì, e tutto questo naturalmente non favorisce l'istituzione, perché pensa un po' a come deve essere lavorare dentro un consiglio dell'ordine nel quale c'è sempre questa storia che tu sei ineleggibile, che tu dovevi fare il passo indietro. Sono discorsi che creano fortissima conflittualità. Lo so perfettamente. Stamattina c'è stato un incontro con un consigliere col quale ho più volte discusso, e insomma mi ha detto per l'ennesima volta che poi insomma io così ho queste idee. Io ho continuato a dire che non sono le mie idee, ma insomma mi hanno insegnato che la legge va rispettata, la legge vigente, poi voglio dire, tutto può cambiare, per carità. Dicevo, si crea questa conflittualità perché se proviamo a metterci dalla parte del cosiddetto ineleggibile, certo non è bello sentirsi dire continuamente tu sei ineleggibile, tu sei attaccato alla poltrona, tu segui solo il tuo interesse personale, quando magari quello è convinto invece di seguire l'interesse della categoria. Quindi certo, sono posizioni che creano conflitti indipendentemente poi dal fatto di chi ha ragione, di chi ha torto, di quello che dirà la Corte Costituzionale, creano dei conflitti che non favoriscono la serena gestione dell'ente. Noi siamo stati, come sempre, molto contenti di aver avuto la tua voce in radio. Ti salutiamo, ti lasciamo. Grazie. Comunque una buona giornata. Grazie. Grazie, cara, un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.